Madonna. Non lo posso dire. Da 15 anni. C'ero 70. Sto cercando lei. Sempre devo dalla Madonna. Sì. Io mi sono cresciuto in questa basilica, ho giocato su questo sacrato, a pallone mi sono andato a giocare, signore. L'emozione me la trasmette la Madonna ogni anno quando si mette sotto la mano. Io ho il morbo di Parkinson, sono portatore di questo handicap. Dottore, però quando arrivo il 14 agosto io trovo la forza di venire a fare questa processione. È identica a quella che ho donata a Papa Francesco, oggi l'ho donata anche al Palazzo della Città di Seminara come simbolo della nostra amata terra e della nostra fede qua di Seminara. Sindaco e parroco, ecco, si conclude alla grande questa festività della Madonna. 2023, dopo 18 anni, la Madonna ha girato intorno a se stessa mentre si cantava l'Ave Maria di Schubert, e in modo che tutta la gente della piazza la potesse ammirare nella sua bellezza. Maria è sempre la nostra madre, la nostra mamma, oggi è sempre viva Maria. Assolutamente sì, quello che voglio dire è che il seminario ha tutte le carte in regola per tornare ai fasti del passato. L'impegno dell'amministrazione è tanto, siamo sulla buona strada e giornate come queste ci riempiono di emozione, d'orgoglio, ma soprattutto di speranza. Una speranza che Seminara non è morta, anzi Seminara può essere il punto di partenza di una piana o di una provincia di Reggio Calabria, affinché si possa ripartire insieme, affinché si possa ripartire da quelle tradizioni, da questi eventi.